Buongiorno a tutti, il paper che vado a presentare si intitola Perché gli stati corrotti hanno meno successo nel consolidamento dei bilanci pubblici e ad opera di questi quattro autori, Aren e gli altri, ed è stato pubblicato nel Journal of Public Economics del 2011. Ci andiamo innanzitutto a interrogare sulle motivazioni che rendono interessante questo studio. Con la crisi economica molti stati hanno dato vita a pacchetti di stimolo fiscale, cioè hanno aumentato la spesa pubblica anche per gli ammortizzatori sociali e hanno quindi aumentato il deficit di bilancio. E successivamente quindi hanno dovuto dare inizio al processo di riconsolidamento dei bilanci. L'ipotesi del nostro studio sono sostanzialmente due, e le andremo a testare con dei modelli di regressione. 1. L'elevata corruzione fa diminuire la probabilità di successo dei tentativi di consolidamento di bilancio, cioè un effetto diretto della corruzione sulla crescita economica, quindi più corruzione, meno crescita economica, per i noti effetti sugli investimenti, sulle piccole e medie imprese, sugli investimenti esteri. La corruzione funge un po' la tangente, la bustarella funge come una tassa che abbassa la produttività marginale degli investimenti e quindi meno entrate fiscali e più deficit, e un effetto indiretto che dipende dalla scelta degli strumenti di policy, di politica fiscale sbagliati. Ci concentriamo sugli attempt periods, cioè quei periodi in cui gli stati sono particolarmente impegnati nella riduzione del deficit di bilancio. Diamo alcune definizioni e dati preliminari. Il nostro dataset consta di 22 stati membri OCSE per un periodo 84-2005. Le misure della corruzione sono due indici, l'International Country Risk Guide e il Corruption Perception Index, molto simili, danno sostanzialmente gli stessi risultati. Una cosa da ricordare bene per capire la regressione, perché è un po' controintuitivo, è che alti valori dell'indice significano bassi livelli di corruzione, quindi miglior governance. Quando si parla di consolidation attempts, si parla di consolidation attempts quando il Blanchard Fiscal Impulse è circa l'1,5% del PIL. Che cos'è il Blanchard Fiscal Impulse? Allora, il Fiscal Impulse è la differenza tra i deficit primari, cioè spesa meno tasse senza tener conto del servizio sul debito, dall'anno del tentativo e l'anno precedente. Il Blanchard Fiscal Impulse corregge il Fiscal Impulse per il ciclo, cioè tenta di eliminare dalle variazioni di bilancio gli effetti della disoccupazione. Un tentativo si dice di successo se nei tre anni successivi al tentativo vale almeno uno dei seguenti criteri: il deficit primario fratto il PIL è in media il 2% al di sotto del livello dell'anno del tentativo, il rapporto debito-PIL è in media il 5% al di sotto del livello dell'anno del tentativo. Bene, tre step dell'analisi. Sempre con regressioni analizziamo l'impatto della corruzione sulla probabilità di successo, l'impatto della scelta degli strumenti sulla probabilità di successo, l'impatto della corruzione sulla scelta degli strumenti. Primo step, ma anche insomma il secondo, questa slide. Abbiamo questa tabella che spero si veda e rappresenta sostanzialmente il beta di una regressione. La variabile dipendente è il successo, il modello è un modello pro.